Andiamo allo sport, al volley, sconfitta per la Lube a Perugia in gara 3 delle finali scudetto. Civitanova ha perso 3-1, ma è comunque avanti nella serie per 2 vittorie a 1. I biancorossi giocheranno mercoledì gara 4 in casa. Il servizio di Andrea Taffi. Si va a gara 4 tra Lube Civitanova e Sira Perugia dopo che gli Umbri ieri sera hanno vinto 3-1 in casa accorciando le distanze. Ora il conto delle partite è 2-1 per la Lube. Civitanova aveva vinto ai vantaggi il primo set 24-26. Poi la Sira, trascinata dal ritrovato Leon alla fine 21 punti e dall'ex Ricliski, ha rimontato vincendo secondo e terzo set 25-19 e 25-18. Perugia è stata molto più incisiva in battuta, ma anche più presente nei fondamentali di muro, difesa e contrattacco rispetto alle prime due partite. Civitanova è arrivata a giocarsi una palla set per il tie break, ma la Sir è riuscita nuovamente a risalire vincendo ai vantaggi 26-24. Jant e Garcia con 11 punti e Lucarelli con 10, i migliori marcatori della Lube. Ora si torna nelle Marche. Gara 4 in programma mercoledì alle 20.30 all'Eurosuole Forum, dove è già garantito il tutto esaurito per il secondo match ball scudetto. E ora le interviste del dopogara allo schiacciatore della Lube, Riccardo Lucarelli, e al tecnico Gian Lorenzo Blengini. Loro hanno venuto con una battuta molto forte oggi. Secondo me delle tre partite questa è stata la partita che loro hanno battuto meglio. Io hanno difficoltato molto il nostro gioco. I loro sono bravi a muro, quindi è sempre complicato. Quindi dobbiamo sostenere che questo è sempre molto difficile, ma dobbiamo sostenere. Ce l'aspettavamo, sapevamo che era una partita che, insomma, se Perugia ha una fase break tra battuta e muro che ha dominato il campionato, quindi sapevamo che non era perché era sotto nella serie che non avrebbe messo in campo le sue qualità. È stata una partita, credo, a tratti combattuta, però credo che Perugia, secondo e terzo set, abbia messo in campo proprio quello che dicevo prima, e quindi, insomma, quei due set lì poi penso che abbiano largamente condizionato l'esito finale.